Buongiorno a tutti, grazie per essere qua e complimenti agli organizzatori per il posto e l'evento, è veramente bellissimo. Allora, qua oggi volevo presentarvi un piccolo progetto che avevo fatto negli ultimi mesi, e cioè quello di costruire un laboratorio di analisi malware portatile. Io vi presento brevemente su quello che faccio. Mi occupo principalmente di quello con cui porto il pane a casa è proprio fare l'analista di sicurezza, quindi mi occupo di reverse engineering in generale, e poi ho come hobby un po' tutto quello che è tecnologico in generale, con particolare interesse sulla parte hardware, per tutto quello che è la parte Arduino e tutta la parte open hardware che è venuta un po' fuori negli ultimi anni. Mi sono occupato sempre, anche in questo caso, con un occhio particolare alla sicurezza, anche da questo punto di vista. Ho fatto diversi progetti, sono disponibili sui miei blog, e una cosa interessante è sempre fatta su Arduino, per esempio sulla parte di security, è stata una POC di Code Injection che ho presentato l'anno scorso alla DEFCON all'Hardware Hacking Village, e anche quella è su eventualmente il sito GitHub se volete dargli un'occhiata. Quindi partiamo invece velocemente con quello che voglio farvi vedere oggi. Allora, qual era il mio bisogno? Io spesso e volentieri, sia per lavoro che per passione, mi trovo a dover fare delle analisi di malware o di software in generale in modo rapido e senza voler dover fare i setup per forza di laboratori piuttosto che di specifiche virtual machine, eccetera. Questo era una cosa che mi dava fastidio, perché tutte le volte che mi trovavo a dover fare questa analisi in modo rapido mi trovavo in qualche maniera bloccato. Quindi uno dei miei bisogni era proprio quello di poter fare, come segnato qua, delle analisi veloci. Non volevo tutte le volte perdere tempo a fare setup di lab, e in generale, non volendo perdere tempo, mi piacerebbe comunque ridurre il tempo che devo dedicare alle cose inutili, dedicare il mio tempo a quelle che sono le attività che preferisco. E poi sì, giustamente sono anche pigro, e la pigrizia è una delle cose che poi in realtà ci porta a cercare di semplificarci la vita. Quindi il mio pensiero è stato: bene, io devo fare un'analisi di un software, di un malware, perché non uso quello che ho già a disposizione, quindi magari il PC che l'end user era già infettato, perché tante volte non è così semplice fare un setup di un laboratorio malware. Devo avere lo stesso livello di patch, le stesse versioni di Windows, le stesse versioni di Office, eccetera eccetera. Quindi fare setup per un'analisi di un ambiente può essere lungo, quasi più lungo che l'analisi stessa. E a questo punto io di cosa ho bisogno? Io utilizzo come laboratorio l'end device in generale, ho bisogno dei miei tool. I miei tool però non posso andare a installarli chiaramente sul sistema, perché vado a impattare in ogni caso il PC di qualcun altro a cui io magari posso non avere accessi. E quindi l'idea è stata quella di avere un sistema esterno. Sistema esterno che doveva essere innanzitutto economico, doveva essere portabile, anche portatile, perché no, facile da utilizzare e soprattutto veloce. Quello su cui io, e vedrete durante la presentazione, farò focalizzerò molto la mia attenzione proprio sulla velocità, nel senso che non voglio dovermi ricordare tutte le volte di come fare il setup della scheda di rete del sistema o come fare a tirare sul DHCP sul Wi-Fi. Voglio schiacciare un tasto, avere la configurazione pronta e poi procedere con le mie analisi. Quindi, cosa ho pensato di fare? Una soluzione portabile esterna, quindi un Raspberry Pi 0 che sta, per esempio, come vedete qua, all'interno di una confezione di mentine, con eventualmente un Ethernet adapter per poter fare analisi anche sulla parte wired, opportunamente configurato per poter fare tutte le cose che dicevo prima. Quindi cosa sarà la soluzione che vi vado a presentare? Fondamentalmente una distribuzione che ho preparato basata su una delle distribuzioni disponibili di Raspbian del Raspberry Pi, opportunamente riconfigurata e customizzata per poter condurre questa tipologia di attività che vi dicevo prima. Quindi quali sono le feature e le caratteristiche fondamentali che a me interessava introdurre in questa distribuzione, e quali erano i bisogni che io volevo andare ad affrontare? Erano questi qua fondamentalmente. Quindi il fare l'analisi di software di PC infetti, dove non è ovvio come poter estrarre il malware, per esempio, perché magari non è detto che si sappia immediatamente come poterlo fare. L'analisi di malware che richiede molta interazione umana, questo vabbè, si potrebbe fare anche con una virtual machine, però potrebbe essere più semplice magari fare setup.
l'analisi di malware che ha delle forti componenti di anti-VM, che è molto comune soprattutto sulla parte client, e a questo punto utilizzare un vero sistema potrebbe essere molto più semplice che non fare setup di lab virtuali. Per esempio, nel mio lavoro io utilizzo il sistema che ho creato adesso per la parte iOS e Android, uso un tablet da 30 euro per poter fare le analisi, in modo tale da dover evitare, è vero che posso usare l'emulatore di Android Studio, ma non è la stessa cosa, perché quello è rooted, perché c'è una serie di altre problematiche che invece in questo modo vado a risolvermi. Doveva essere configurabile, doveva essere utilizzabile in modo rapido, infatti vedrete che quello con cui andremo a giocare oggi sarà una distribuzione fatta in un certo modo con un piccolo menu che io ho creato per velocizzare certe operazioni che sono ripetitive. Doveva essere economico, chiaramente, perché i soldi sono sempre pochi, e ha diverse modalità per operare. Può, diciamo, operare in maniera completamente esterna in sniffing mode, quindi fare il monitor del wifi per esempio, con i limiti dell'hardware del Raspberry Pi 0, chiaramente. Può operare come API, come access point, in questo caso intercettando tutto il traffico di un'eventuale macchina che io vado ad analizzare, piuttosto che in sniffing o in rooted mode, quindi inserendo direttamente il mio device all'interno della comunicazione di rete, andando a intercettare tutto il traffico che eventualmente vedo passare. E sempre ovviamente pensato con un occhio alla sicurezza, cioè per esempio quello che succede è che ad esempio non vengono ruotate le reti interne. Nel momento in cui io faccio il setup del mio Raspberry Pi in rooted mode, faccio comunicare soltanto il PC infetto tra virgolette con internet e non con tutte le mie reti interne, per evitare eventualmente il propagarsi di infezioni non volute. Tra l'altro l'idea iniziale mi era venuta proprio per la mia difficoltà nell'analisi di malware o di applicazioni Android. Infatti su questa versione dello ZLTM, che adesso è pubblicata e che è disponibile su GitHub, poi vi do i riferimenti alla fine, c'è una versione customizzata di Fakenet. Non so se conoscete lo strumento. Fakenet è un utility rilasciata da Flare di FireEye, che intercetta, fondamentalmente crea un ambiente dove vengono intercettate tutte le comunicazioni di rete e vengono loggate tutte le attività. Ho fatto una modifica, una pull request di questa, per servire alcuni file specifici per l'ambiente Android per verificare se si trova online, fa delle richieste specifiche a certi siti, quindi di fatto c'è una versione modificata. Tra l'altro mi sono poi confrontato con gli sviluppatori di Fakenet, che inizialmente avevano inserito la modifica, poi in realtà adesso l'hanno modificata e la stanno in realtà espandendo, rendendola molto più completa rispetto alla mia. Quindi diciamo che per il momento non c'è ancora una release ufficiale che implementa le nuove feature, quindi intanto sulla distribuzione che io vado a fare c'è ancora la mia release customizzata. È probabile che al momento in cui i ragazzi di Flare rilascino una nuova release, andrà a essere rimpiazzata con quella nuova, fondamentalmente. Andiamo a dare un'occhiata a cosa c'è su questa distribuzione. Ho installato alcuni software che, diciamo, dal mio punto di vista di analista mi sono utili, quindi probabilmente magari molti di voi questi li conoscono, magari alcuni no. I NetSim e Fakenet sono due prodotti che fanno più o meno la stessa cosa, quindi era quel discorso che facevamo prima di intercettazione del traffico. L'OneID è un'altra honeypot un pochino più configurabile da un certo punto di vista per emulare eventualmente apparati di rete, per esempio è più semplice da utilizzare. Dionea l'ho inserito più che altro per la parte di emulazione SMB. Alcuni di questi si sovrappongono, chiaramente, ovviamente questi tool li ho inseriti perché magari qualcuno si trova meglio a lavorare con uno piuttosto che con l'altro. C'è un IRC server, questo l'ho messo così per sport, in realtà magari se ci fosse qualche vecchio malware da analizzare, ma in realtà oramai non se ne vedono più molti. E una serie di tool, quali Yara Rules, Floss, Balbuzar per le analisi statiche, TCP Dump, chi più ne ha più ne metta, T-Shark. Una cosa importante è NetProxy, perché sarà un elemento importante della configurazione che andremo a vedere. Se uno vuole, potrebbe anche mettersi a fare analisi statica direttamente sullo strumento. C'è Radare 2 e più installati, quindi si può anche andare a giocare col binario e disassemblarlo. Ora, sinceramente non mi sentirei di raccomandare la piattaforma per questo tipo di lavoro, perché è comunque una piattaforma che dal punto di vista hardware è piuttosto limitata. Quindi, come dicevo prima, l'idea mia era dare una piattaforma per fare delle analisi veloci di
superficie. Dopodiché, se si dovesse andare a fare del RA reverse engineering, non mi sento certo di consigliare di utilizzare questa piuttosto che non una piattaforma un pochino più performante. Però i tool ci sono e funzionano, quindi volendo si può utilizzare. Come dicevo prima, le analisi si possono condurre sia sulla parte wired che sulla parte wifi. Questo perché, banalmente, ci sono un paio di IP tables configurate sul sistema che poi verranno gestite tramite il mio menu, che vanno a redirigere tutto il traffico che transita sulle due interfacce e le vado a redirigere dove voglio io, quindi o sulla mia interfaccia FakeNet o in NetSIM, oppure, se sto operando in rooted mode, sull'interfaccia d'uscita per poi andare eventualmente a intercettarlo. Andiamo a vedere velocemente. Questo qua è il menu che si presenta una volta che ci si logga la piattaforma. Quindi, anzi, ve la faccio anche vedere, che ce n'ho qua un esempio. Quindi questo qua è il menu. Come vi dicevo, la mia idea era quella di dover non perdere tempo fondamentalmente nell'analisi. Quindi le configurazioni principali le ho tutte qua. Quindi se voglio switchare dall'AP mode allo station mode, piuttosto che metterlo in wifi, in sniffing, andrò nel menu 8, seleziono la mia opzione e mi farà tutte le operazioni necessarie con un reboot, e quindi a questo punto avrò la piattaforma pronta per quel tipo di analisi, così come per far partire i vari tool, per update del software, per pulire i directory di log, eccetera eccetera. Questi qua sono i dati, diciamo così, generali di collegamento alla piattaforma. Quindi, dicevamo, è una distribuzione che sarà pronta per essere scaricata su un SD attraverso un banale DD. Questi qua sono i parametri di collegamento di default, quindi vari password degli SSD, vari IP, la porta su quale sono i listing di servizi, che non è la classica 22, l'ho messa a quel numero semplicemente per comodità, perché fosse più semplice poi non redirigere nel momento in cui faccio partire le sandbox di redirezione traffico, non redirigere quella porta in particolare, visto che la 22 potrebbe essere utilizzata. E cosa voglio fare nella presentazione? Andare molto velocemente a farvi vedere tre use case che saranno velocissimi e volutamente di superficie di analisi, per farvi vedere un po' come funziona fondamentalmente. Quindi vedete che non andremo nel dettaglio dei vari singoli casi, però vi do un'idea di come funziona lo strumento e magari vi può far venire qualche idea su come utilizzarlo anche voi, se nel caso vogliate poi sfruttarlo. Quindi i tre casi veloci che andremo a vedere saranno questi qua. Un'analisi di un IoT, quindi ho preso l'Amazon Dash Button, ho cercato di capire un po' come funzionava la parte di associazione, un'analisi di un'applicazione mobile, che era poi il motivo per il quale avevo creato lo strumento, e per esempio l'analisi di un software, di un laptop Linux potenzialmente infetto, per il quale appunto non avevo magari un laboratorio pronto, quindi ho deciso di usare questo laboratorio portatile. Bene, cominciamo con la parte di analisi del Dash Button. Quindi, come vi dicevo prima, il tutto è guidato dal menu e estremamente semplice e veloce da fare. Quindi in questo caso, se io voglio iniziare a vedere come funziona il processo di associazione del Dash Button, decido di andare innanzitutto in Sniff Mode attraverso il menu numero 8 e poi far partire con il menu numero 9 la parte di sniffing effettiva del processo. Farò il mio processo di associazione del Dash Button. Una volta fatto, a questo punto mi troverò sul sistema un bellissimo pickup con tutta quanta i dati che sei riuscito a intercettare. Visto che il Dash Button, tra l'altro, nel momento in cui fa la sessione iniziale, fa tutto in chiaro, pubblica un IP, un access point non criptato, così come la comunicazione che avviene inizialmente non è criptata, potremo andarci a vedere tutto il traffico che passa attraverso questa cosa. Quindi poi da command line, sempre sullo strumento, con il T-Shark vado a vedermi, per esempio, questa qua è tutta la parte di scambio di informazioni che avviene tra il Dash Button e il device che io avevo usato per registrarmi, e vedo passare un certo numero di informazioni. Per esempio, una cosa interessante, il Dash Button a un certo punto fa un elenco di tutti gli SSID che trova nell'area, quindi mi pone nella sequenza di GET un elenco di SSID con i relativi potenza di segnale, eccetera eccetera, qual è la crittografia che rileva, eccetera. Quindi potrebbe essere interessante usarlo magari come uno scanner di SSID, nel caso, con un'opportuna richiesta GET, per esempio. Una delle cose interessanti. Seconda cosa interessante, vedo quando inizia lo scambio di chiavi della crittografia. Quindi in questo caso intercetta la parte, diciamo, di public key. Chiaramente non mi servirà molto avere la public key, se non capire che magari in realtà questo tipo di public key è forse usato da Java,
potrebbe essere una di quelle generate dal motore Java, è una chiave key con un numero di bit non eccessivo, quindi vabbè, inizio a capire qualcosa. Chiaramente non potrò mettermi a decrittare il traffico con questa informazione, però ho qualche informazione in più ottenuta, visto che come vedete in pochissimo tempo fondamentalmente. Proviamo a far qualcosa di un pochino approfondito, se ci riusciamo. Quindi portiamo a questo punto il mio strumento non più in sniffing, ma lo vado a mettere in routed mode. A questo punto lo 0ATM farà da ponte, farà passare il traffico del dash button a questo punto attraverso se stesso, per poi farlo uscire su una porta internet che farò passare attraverso l'Ethernet adapter. E a questo punto posso far partire il Meet Proxy, che è appunto uno dei software che c'è installato, che è un transparent proxy che può intercettare fondamentalmente tutte le comunicazioni, porto 80, 443, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che fa anche il serving di certificati SSL, quindi anche in caso potenzialmente di connessioni criptate io sarei in grado di vedere il traffico. Ho usato il condizionale non a caso, perché purtroppo diciamo che Amazon non sono proprio così polli, e il dash button si rende conto che in effetti il certificato che viene servito dal Meet Proxy non è valido, nel senso che è un certificato self-signed chiaramente, e quindi a quel punto blocca la comunicazione. Però diciamo che abbiamo fatto, veramente schiacciando 4-5 tasti sullo strumento, un'analisi abbastanza interessante di come funziona. Se a questo punto volessimo andare avanti e cercare di capire come funziona, per esempio, non so, potremmo provare a pushare un certificato sul sistema, magari per vedere se si riesce. Per esempio, una cosa interessante che poi ho scoperto quando ho iniziato questa analisi è che il dash button è basato su un processore Atmel, che sono processori quelli della famiglia Arduino, e quindi potenzialmente magari in qualche maniera anche il firmware è scaricabile. In realtà non è così semplice, però diciamo che un certo tipo di analisi comunque sarebbe fattibile. Questo qua era un esempio di come potrebbe essere utilizzato lo strumento. Come vi dicevo, ci fermiamo qua per quanto riguarda dash button, andiamo avanti con l'esempio successivo. Non abbiamo ottenuto magari tantissime informazioni, però per diciamo il tempo speso direi che è più che sufficiente. L'altro caso che volevo presentarvi era quella dell'analisi dell'applicazione iOS. Caso tipico: esistono, come sapete meglio di me, mercati alternativi su cui vengono pubblicate applicazioni, spesso e volentieri magari magari per i videogiochi piuttosto che con delle caratteristiche un pochino diverse, eccetera. Quindi potrebbe essere interessante capire se in realtà queste applicazioni fanno realmente quello che dicono oppure no. E come possiamo farlo? Per esempio, utilizzando questo strumento, non dobbiamo in questo caso avere nessun tipo di laboratorio, ma basta che io faccio partire il mio strumento. Quindi facciamo partire in API mode, sempre attraverso il menu 8, il nostro 0ATM. A questo punto viene pubblicato un SSID al quale posso collegare il mio device. Faccio partire l'applicazione che magari avevo precedentemente scaricato dallo store, e insieme avrò fatto partire sul mio 0ATM il FakeNet NG, che emulerà tutti i servizi HTTP, HTTPS, eccetera, eccetera, e li intercetterà per poterli poi analizzare. Tra i vari punti qua vi faccio presente appunto che c'è una versione specifica di FakeNet che ho modificato per fare questo Generate 204 qua, che è una richiesta specifica che viene fatta dalle applicazioni Android per vedere se sono online, quindi con una specifica risposta che deve essere questa, che è l'HTTP 10204 no content. Se viene servita quella risposta, l'applicazione Android pensa di essere online perché ha raggiunto il sito. Quindi la FakeNet che c'è sullo strumento è già configurata per fare questo tipo di lavoro. Quella di default non lo fa, per l'appunto. A questo punto posso analizzare tutto il traffico che passa, avrò il mio report, e ho analizzato diciamo l'applicazione fake. A questo punto potrei installare quella ufficiale, rifare le stesse operazioni che ho fatto nella prima operazione e andare un po' a confrontare magari le differenze di quello che sto fatto in termini di comunicazione di rete, in termini di servizi aperti, eccetera. In questo modo posso capire se magari, oltre a fare quello che è magari darmi le vite infinite sul videogioco, magari in realtà questa applicazione fa anche qualcosa di differente. Qua vi ho messo anche un video, purtroppo non si vede benissimo, per farvi vedere l'operatività dello strumento. Quindi io mi collego in SSH allo 0ATM. A questo punto, nel momento che voglio far partire il mio strumento, avrò il menu, quindi farò partire
la mia modalità in API mode, quindi farò il set dell'API mode attraverso il menu, quindi farò partire a questo punto il fakenet NG, quindi farò lo start del fakenet sulla interfaccia wifi a questo punto, visto che sto intercettando il traffico di quel tipo. Qua avrò lo strumento pronto, farò loggare il mio traffico. Una volta terminato questo lavoro posso rivedermi i log direttamente sulla piattaforma, quindi sempre attraverso i menu vado a vedermi, ok, quello che mi ha creato, il log che mi ha creato lo strumento Fakenet, in questo caso le connessioni HTTP piuttosto che su eventuali servizi quali POP eccetera. Posso andare a leggermi il log e a capire che cosa è successo. Andiamo a vedere un po' insieme che cosa ho trovato nel fare questa analisi. Per esempio, prima cosa che mi salta all'occhio, vedo una post fatta verso un sito che però non c'entra niente con il gioco che stavo analizzando. Difatti, in realtà questa post, poi ho investigato, in realtà non è fatta dal gioco, ma è fatta dal sistema operativo che c'è installato sulla piattaforma, che era MediaTek, e che simpaticamente manda il mio email a un suo server. Vabbè, scoperto grazie a questa cosa. Vedete come si è collegato, preso atto della cosa, anche se aveva poco a che fare con l'analisi. Andando poi avanti a fare l'analisi, e quindi andando ad analizzare i log che ha raccolto la piattaforma, vado per esempio a tirarmi fuori tutte le richieste DNS. A questo punto, per l'analisi che avevo effettuato, le vado a confrontare tra le due applicazioni che ho analizzato, quindi andare a vedere se effettivamente viene fatta qualche ulteriore connessione al di fuori di quelle dell'applicazione ufficiale. E posso dire appunto che almeno fino al punto in cui sono arrivato in realtà non ho visto connessioni particolari che andassero verso server, diciamo così, sospetti. Quindi arrivato a questo punto potrei pensare che l'applicazione non faccia nulla di malevolo, anche se a un certo punto l'applicazione presenta una login Facebook sulla quale poi non sono andato avanti a analizzare, però ad esempio volendo si potrebbe andare avanti a fare questa analisi e vedere se magari la mia login Facebook non venga mandata anche a un sito terzo e non soltanto magari al sito di Facebook effettivo. Come vedete, anche in questo caso, diciamo, senza intervenire direttamente sul device ma agendo totalmente in modo esterno, posso fare un'analisi molto rapida su quello che avviene, diciamo, nella comunicazione tra le varie componenti. Come vedete, qua stiamo trattando più che altro analisi dinamiche. Sulla distribuzione ci sono poi anche strumenti per fare invece analisi statica, come abbiamo detto prima, quindi volendo uno anche attraverso quello può comunque andare a prendersi magari certi eseguibili scaricati eccetera, magari per poter fare delle analisi un pochino più dettagliate. Vado velocissimo che sto finendo il tempo. Terzo caso, ho un Linux laptop per cui mi dicono è troppo lento, c'è qualcosa che non funziona. Perfetto, vado con il mio device, che a questo punto vi faccio vedere. Che è questo, fondamentalmente gli ho fatto anche un case strampato in 3D molto piccolo, quindi lo collego in USB magari anche al portatile per alimentarlo, oppure una batteria, una power bank. Come? È un Raspberry Pi Zero. Sì. Come? Cosa faccio? Grazie al mio Ethernet adapter lo collego direttamente al PC, in questo modo, come dicevo prima, innanzitutto lo isolo dalla rete perché non comunica più. Il mio device non ruota al traffico privato, quindi sono sicuro. Faccio partire i miei tool per capire che cosa effettivamente succede sullo strumento, quindi ancora al fakenet che, diciamo, in questa presentazione qua è stata quella, diciamo, lo strumento più utilizzato. E cosa vado a vedere? In realtà qua il fakenet, oltre al log che abbiamo visto prima, crea anche un pickup con tutto il traffico, quindi posso andare ad analizzarlo anche con il Wireshark. Qua vado a fare un'analisi del Wireshark tirandomi fuori tutti gli IP che sono stati a cui si è collegato il PC nel mentre in cui sto facendo le operazioni. Vede, faccio un po' di whois a questo punto, anche dalla piattaforma direttamente, e vedo che si è collegato a questi tre IP. Benissimo. Il primo è da Taiwan, il secondo Taipei, il terzo Parigi. Va bene, per il momento prendiamoci nota di questa informazione, ma non ci dice molto. Secondo step, abbiamo visto in realtà anche una comunicazione TCP con questo contenuto.
come vedete sembra che il PC infetto in qualche maniera vada a comunicare con sulla porta 8434 per uno specifico server, il 218.211.90.199, comunicando delle informazioni abbastanza particolari, e cioè le caratteristiche hardware del mio PC. E questo già inizia a darci un piccolo aiuto su quello che potrebbe stare avvenendo sulla macchina. Andiamo a ulteriormente fare qualche altra analisi e andiamo a vedere quali sono le richieste di DNS a questo punto che ha effettuato il PC, non soltanto quali sono gli IP che ha collegato. Perfetto, attenzione, qua vediamo il primo è un changelog su Ubuntu.com, quindi probabilmente legittimo, il secondo ci dice poco, il terzo in realtà ci dice molto di più, perché è un crypto pool di data mining. Quindi di fatto nel giro di 5 minuti abbiamo capito che fondamentalmente sul PC stava girando, probabilmente per questo era lento, un sistema di mining di Monero. Dopodiché a questo punto possiamo collegarci al PC e andare a cercarci l'eseguibile piuttosto che altro, però anche in questo caso abbiamo visto come, non toccando il PC, agendo in modalità completamente esterna e completamente isolata, con pochi click, diciamo così, siamo riusciti ad andare a fare un'analisi abbastanza decente di quello che sta avvenendo sul sistema. Quindi chiudo, sono giusto l'orario. Quello che volevo fare nella presentazione oggi era darvi un'idea di come funziona. Come io ho preparato questa distribuzione, la metterò a disposizione su GitHub, cercherò di mantenerla aggiornata più possibile, è un po' complicata a volte perché ogni release di kernel cache bisogna ricompilare i driver di sniffing eccetera, quindi non aspettatevi che la aggiorni magari una volta alla settimana, ma magari una volta al mese, ogni due sì. Cercherò di tenerla aggiornata, se la volete usare è pronta, quello che vi serve è un Raspberry Pi e un SD, la potete scaricare, installarvela, utilizzarla a vostro uso. Con $10-15 vi sistemate tutto quanto. Ci sono alcuni limiti conosciuti, chiaramente, vabbè, Raspberry Pi è quello che è, quindi non aspettatevi un sistema veloce, però è funzionale, è utilizzabile. Può sniffare soltanto la banda dei 20 MHz per quanto riguarda il Wi-Fi, perché l'hardware è quello. E questo è quanto. Boh, se avete qualche domanda, grazie mille. Comunque nel caso sono qua in giro, se mi vedete, se avete qualche curiosità. Scusa? Ceccio. La versione attuale è solo per Linux? Sì, attualmente è la vedo difficile, ma intendi della distribuzione sul Raspberry? Non credo, perché mi sa che se è su Raspberry, sul Pi 0 non so se gira anche molta altra roba, non credo, tipo Android, così non credo giri, gira? Non te lo so dire, ma magari indago, magari potrebbe anche essere sensato fare qualcosa. No, questo è in particolare per zero, è probabile che qualcosa vada anche sulle altre, però sicuramente non la parte wifi, perché i driver sono differenti, però si potrebbe pensare magari di fare una cosa comune, effettivamente questa è una buona idea, magari di compilare entrambe le versioni per poterlo rendere stabile su tutte e due, questo potrebbe essere uno sviluppo da... cioè, almeno li uso per qualcosa. Esatto, perfetto, lascio la parola a chi viene dopo di me, non voglio rubare lo spazio, grazie mille e ci vediamo in giro, grazie mille, ciao ciao.